Ragazzi, sono arcato in follia cercatore di un modo per trasmigrare la mia anima e diventare Paolo Fox e fare gli oroscopi sulla Rai con il fascino magnetico. Scrivo su notizie.it, date un'occhiata ai miei articoli, link qua nelle bio per stare informati su tutti i film usciti al cinema e i film Netflix, Amazon, eccetera, eccetera. Abbiamo Mulan, The Vigil e tutti quelli nuovi in uscita. Il titolo parla chiaro, il miglior film di Michael Bay, forse il meno peggio. In questo senso è un pochino clickbait il titolo, ma solo per questa ragione. È un film Six Underground che non ho detestato e questo mi ha stupito molto perché ho capito la ragione. L'altro giorno stavo spulciando un po' in televisione mentre montavo e lo davano per l'Harbour, il capolavoro di quell'Harbour, con Bisteccone Affleck. Ora, lì, nonostante il film fosse ignobile, con un montaggio orrendo, mi sono detto, ma guarda, le scene registicamente sono abbastanza carine, le esplosioni funzionano. Per l'Harbour è solo quello. Qua c'è lo stesso, il film ha quasi senso, il montaggio che sembra sconclusionato non lo è completamente, è abbastanza, il taglio dell'inquadratura è abbastanza pulita, funziona bene, soprattutto con una storia classica. Sei sottoterra, traducendo il titolo. Quindi una Suicide Squad, quella sporca dozzina di Alric, per essere più esatti, che quello è il modello, che fanno cose, sono senza, con delle vite distrutte, una sorta di critica sociale, certo parodizzata, tutto parodizzato, ma la parodia funziona, perché si scopre per quello che è, non si prende sul serio. E fa l'occhiolino allo spettatore, anche i personaggi hanno un minimo di scavo. Quindi non mi ha fatto incazzare questo film. Davvero, non posso dire che schifo. Gli darei un 6 e mezzo, perché ha dei problemi, chiaramente. Però anche Ryan Reynolds all'inizio sembra Deadpool nel primo tempo. Dopo, nel finale, ha quasi senso che sia un Iron Man fallito che chiama queste persone in questa missione suicida. Stranamente, Michael Bay qua se la prende con il sistema e sì, sottolinea i soliti eserciti, il solito, come dire, belligeranza, però meno. E non lo so, non è pessima, mi ha molto sorpreso questa cosa. Quindi non voglio andare oltre perché non è che c'è troppo da dire, è troppo lungo il film, e ci sono le battutine, ma alcune mi hanno fatto ridere, la citazione di Eminem l'ho presa. Capra, capra, capra. Tresciume ovviamente a go-go, però non è brutto. Non posso dire che sia un brutto film. Quindi, boh, voi cosa ne pensate? Che sono curioso. Che Michael Bay è tanto bistrattato, però quando io devo dire le cose come stanno. E questo film non è brutto, magari è mediocre, però è un mediocre con una sua personalità riconoscibile, che non mi ha fatto schifo. Ciao ragazzi. Postscriptum, volevo dirvi che nel secondo tempo in effetti è molto meno trash del primo, è quasi drammatico nel finale, quindi c'è un momento in cui un compagno vuole andare a recuperare un tale che è in pericolo, il biondino, quindi questo giustifica e sottolinea come ci provi, almeno questo. E questo mi ha stupito. È l'ennesima prova che Michael Bay ci ha provato, si è impegnato, non ha scritto la sceneggiatura sulla tazza del cesso. È già qualcosa.